Benvenuti a tutti. Iniziamo adesso il viaggio che ci porterà a conoscere le principali scoperte scientifiche di Giulio Bizzozzero. Dal punto di vista scientifico, tra le molteplici scoperte che vedete qui elencate, Giulio Bizzozzero viene ricordato in particolare per i suoi importanti studi di ematologia. L'anno prima di laurearsi, quando era ancora molto giovane, dimostrò la funzione ematopoietica del midollo osseo e nel 1881 annunciò all'Accademia di Medicina forse la sua più grande scoperta, quella di un terzo nuovo componente morfologico del sangue, le piastrine. Non meno importanti lo studio sulla rigenerazione dei tessuti e la classificazione che egli fornì riguardo il diverso comportamento che le cellule mettono in atto all'interno dei tessuti. Ma vediamo queste scoperte una per una. Tra le ricerche giovanili di Giulio Bizzozzero, le più note sono quelle sull'origine dei globuli rossi, iniziate nel 1865 e pensate continuate per ben 15 anni, prima presso l'Università di Pavia, poi presso l'Università di Torino. Sfruttando nuove tecniche microscopiche e citochimiche, compì osservazioni sul midollo osseo di molti animali e riuscì a dimostrare che questo tessuto molle, che occupa i canali delle ossa lunghe e la fascia centrale delle ossa piatte, è l'unico organo capace di sintetizzare le cellule del sangue, processo noto come emopoiesi. In particolare, contravvenendo le vecchie teorie secondo le quali i globuli rossi sarebbero derivati dai globuli bianchi, dimostrò l'origine autonoma dei globuli rossi a partire da cellule preesistenti di origine staminale, ovvero cellule non specializzate, dotate della capacità di trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo. Questo processo, attraverso il quale da una cellula staminale si arriva ai globuli rossi maturi, si chiama ancora oggi eritropoiesi. Gli studi del sangue portarono poi Bizzozzero, nel 1881, proprio mentre si trovava qui a Torino, alla sua più grande scoperta, quella del terzo elemento morfologico del sangue, le piastrine, e sulla loro funzione nel modulare i processi della coagulazione, che come saprete è quel processo fisiologico attraverso il quale si ha la formazione di un coagulo che serve a interrompere o perlomeno limitare un'emorragia. Sino ad allora tutti i più grandi studiosi erano a conoscenza della presenza di quei dischi piccoli e delicati nel sangue, ma fu proprio Giulio Bizzozzero a chiamarle piastrine e a svelarne l'importante funzione. In un'intervista realizzata a Torino presso i laboratori di patologia generale che Giulio Bizzozzero frequentava a quei tempi, siti in via Po 18, Bizzozzero raccontava come, a lato dei globuli rossi e dei bianchi, circola un terzo elemento morfologico. Esso è rappresentato da piastrine pallidissime, a forma di disco a superfici parallele, o più di rado, di lente, ovali o rotonde, di diametro uguale a un terzo o alla metà di quello dei globuli rossi. Esse sono sempre incolori e circolano disperse irregolarmente fra gli altri globuli, che riuscì a rappresentare nell'acquarello che qui vedete a fianco. Negli anni successivi Giulio Bizzozzero si occupò di uno studio che lo tenne occupato per molti anni e che riguardò la capacità riproduttiva dei vari tipi di cellule che compongono l'organismo. Tutti saprete che le cellule sono l'elemento più semplice nella formazione di un organismo vivente e che le cellule si organizzano da un punto di vista tridimensionale a formare un tessuto e che a loro volta i tessuti si organizzano a formare gli organi, ma forse non saprete che le cellule si comportano diversamente a seconda del tessuto e che non si dividono tutte allo stesso modo. Fu proprio Giulio Bizzozzero a capire che le cellule possono comportarsi diversamente da tessuto a tessuto e a tal proposito suggerì di classificare le cellule in labili, stabili o perenni. Vediamole un po'. Le cellule labili, come descrisse bene Giulio Bizzozzero, sono quelle cellule con un'elevata capacità di rimpiazzo, la cui divisione permette un continuo rinnovamento del tessuto. Sono da considerarsi cellule labili quelle dei tessuti quali l'epidermide e quello della mucosa intestinale, per citarne qualcuno. Le cellule stabili, invece, sono cellule che non si dividono più, ma che acquistano la capacità di farlo nel momento in cui si verifica un danno, come ad esempio le cellule del fegato o le cellule muscolari lisce. All'ultimo gruppo, quello delle cellule perenni, appartengono cellule che invece hanno perso la capacità di replicare una volta specializzate, quali neuroni o cellule del muscolo striato. Questa classificazione, così importante nel definire e nel distinguere il diverso comportamento delle cellule nei tessuti, ancora oggi viene proposta agli studenti di tutto il mondo. Grazie dell'attenzione, spero che questo breve viaggio attraverso le scoperte scientifiche di Giulio Bizzozzero vi abbia incuriosito un po'
e spero di potervi vedere nel nostro istituto durante la prossima notte dei ricercatori. A presto!